ragazze, guardate quanti libri su Napoli. Guardate quanti libri, era una vita che non venivo qua giù. Si sente la musica sotto. No vabbè. I gialli, io adoro i gialli, ragazze. No, ragazze, vi piglio, faccio un poco, però. Bello ragazzi, madonna che bella passeggiata. Cartoline, CD, libri. Cioè stanno di tutti i prezzi. Questa è tutta letteratura qua. Ciao ragazze. Allora, sono andata a fare la spesa. Oggi è... Mamma mia, non mi ricordo, ragazze, quando ne abbiamo oggi. Oggi è venerdì 10, sto qua. Allora, oggi è venerdì 10. Allora, sono andata a fare un poco di spesa di frutti. Allora, penso di attaccarlo in un vlog, ragazze, ce l'attacco perché oggi è venerdì, domani dovrei andare da Monica, quindi attacco tutte le spese pure che faccio da Monica, capito? Avete capito, ragazze? Allora, intanto ho preso, perché non è che ho preso molte cose, i rotoloni, ho preso proprio le cose necessarie. Poi, sempre due certosini. Infatti io vi faccio vedere quasi sempre le stesse cose. Poi ho preso la camomilla, ragazze, che era finita. Poi ho ripreso, vedete ragazze, le girelline, che io le trovo a 2 euro. Mamma mia come sono buone queste, sono... Diciamo che hanno preso il posto della nocciolata. Il caffè che era finito, lo zucchero di canna che era finito. Ho preso il latte che era finito. Quindi ho fatto proprio la spesa per venerdì, sabato e domenica. Le due insalatine, ragazze, a fiocco, e poi ragazze, mamma mia ragazze quanto costa l'olio, niente, ho visto tutte le marche possibili e immaginabili, nessuna offerta, ho dovuto prendere per forza quello più, diciamo, lo costo era 6,50, cioè ragazze una andecchia ne dobbiamo mettere, cioè vale oro, a me mi dura parecchio l'olio, non è che mi finisce subito, però comunque finisce. Cioè, veramente, io lo uso parecchio, tipo nel semolino, nelle insalate, quindi comunque finisce, ma costa una cifra. Vedete l'insalata ho preso, che buona l'insalata. E poi, ragazzi, no, vi ho detto, non è che ho preso chissà che, quindi il video ve l'attacco vicino, altri faccio il vlog. Vi faccio vedere che cosa ho preso per fiocco. Allora, per fiocco, queste sono altre cose, per fiocco ho preso questi tappetini assorbenti, perché, allora, vicino alla gabbietta di fiocco, Davide ha fatto un'altra specie di capannella, come se ci fosse la capannella dove si mette, dove lui va a mangiare, e lui sa che li mangia. Come se fosse un'altra capannella, però sta a terra e quindi lui può soffrire il freddo, e quindi il problema, questo qui ragazze è un, come si dice, dobbiamo provare, perché loro, i porcellini d'India, si mangiano tutto, va a finire che lui vede questo coso e se lo mangia, quindi se lo mangia, li ho comprati per senza niente. Perché per esempio il cagnolino, loro non si mangiano dove vanno a fare queste cose, la pipì, però se no lui sta troppo al freddo, come si dice, sulla mattonella, lui sente freddo,
E quindi dobbiamo vedere come dobbiamo fare. Vediamo questo esperimento, ragazze, a me, perché può essere che sopra ci metto qualche cosa, non fa, però poi dopo la devi lavare. Invece questi piglia e si buttano. Vediamo come, speriamo che non se li mangia, ma io penso che se li mangia, ragazze. Vabbè, ho fatto un esperimento, questi li ho pagati 3 euro e sono 10 pezzi, 60 per 90. Se no, dobbiamo vedere di comprare. Come si chiama? Qualche appoggio che lo alza dal pavimento, non lo so, poi sperimentiamo. E quindi niente, ragazze, questa è stata la spesa, la prima parte, vedete che vi ho fatto vedere. Ci aggiorniamo domani perché sicuramente sarà un vlog. Ciao ragazze, ci aggiorniamo nel corso della giornata di domani. Ciao ragazze, allora ragazze, vabbè, come avete visto, l'ispezione del blog sono un poco di giornate differenti. Oggi, ora per esempio è domenica, sono verso, è le 11 meno un quarto, domenica, oh, quando ne abbiamo? 12 è domenica. E niente ragazze, come avete visto all'inizio del vlog, questo ragazzo penso che va domani alle 2, lunedì alle 2. Allora, questo come avete visto all'inizio del vlog, avevo preso poi dei libri. Allora, ragazze, mamma mia, ci stava l'impossibile, era una vita che non scendevo giù. E niente, quindi ragazzi, ho preso questi due libri in offerta. Come vi avevo detto, oltre che la crescita personale, la tipologia di libri, ragazzi, che mi piace tantissimo sono i gialli. Allora, mi piacciono i gialli, thriller, no, gli horror no, non lo pensate mai, e il fantasy mi piace tanto, e poi la crescita personale. Quindi ho visto questa Noirissimo. Non lo so, ragazze, comunque no, ce n'erano tantissimi. Io poi, costano pochissimo perché stavano in offerta. E guardate le foderine come sono belle, io adoro. Io quando ero più piccola leggevo tantissimo, leggevo un sacco. E niente, ragazze, ora fatemi sapere sotto nell'info box quale devo cominciare a leggere. Vi dico le trame. Allora, questo è di Andrea Ballarini, non l'ho mai sentito io, e dice Viola. Giovane studiosa della cultura francese del Settecento, si trova a suo malgrado a dover risolvere il mistero che si cela dietro degli omicidi che turbano gli affascinanti vigneti del Bordeaux, cioè evidentemente dove c'erano questi vigneti, no ragazze, ma poi guardate come sono belle le foderine. No, no, ragazzi, quando avete visto quanti libri? Mamma mia, che bello! E poi costano pochissimo perché là è una specie di mercatino, fanno. E quest'altro qui mi ispira. E questo, ragazzi, si chiama Viola nel Bordeaux. Non lo so, ragazzi, se l'ho detto bene. Quest'altro invece l'autore è Sally Andrei. Allora, ha scritto Amori, Crimini e una torta al cioccolato. Questo di allora, tutti e due sono belli, ma questo mi ispira più a leggerlo per prima. E questa la trama dice: Tenny Maria, che dal suo villaggio sudafricano tiene due seguitissime rubriche di ricette e consigli per i cuori infranti. Wow, bellissimo! Bellissimo questo fatto di questo vlog, rubrica di ricette e per cuori infranti. Si improvvisa investigatrice scontrandosi con un affascinante ma riottoso detective. No, ragazzi, questo se... Allora, ragazze, prima questo leggo Amori, crimine e una torta al cioccolato o leggo prima Viola? Fatemi sapere, però io sarei più per questo qui. Ispira ancora. Ti porta più a leggere questo. Io quello che mi leggete nei commenti, poi se non vedo che scrivete, ragazze, poi decido io. Comunque, ragazze, guardate queste foderine. E di questi autrici, autori, autrici, perché io pensavo che era lo stesso, invece no, sono tante, sono diverse. Quindi ora vedrò Andrea Ballarini come scrive. E Sally, quest'altra autrice, vediamo quale mi piace di più, ma ce n'erano tantissimi, ragazze, di questi gialli. E quindi io li adoro i libri, ragazze. E quindi in questo canale vi voglio portare anche i libri, vi dico la verità.
Fatemi sapere, così poi dopo io vi faccio la recensione, vi dico se mi sono piaciuti questi qua. Poi avevo trovato, ragazzi, avevo visto una trilogy, come mi piacciono le trilogy, quelle fantasy, però non ci stava, erano di mattoni, ragazzi, erano libri il doppio di questi, erano così. Però mi sembra che erano quelli lì di Dagul, non mi ricordo, ragazze. C'era il primo, c'era il secondo, il terzo, e non c'era il primo. E quindi che facevo? Devo leggere uno, due, tre, e poi continuare. E quindi, ragazze, fatemi sapere se nel canale vi piace anche questo fatto dei libri, perché io l'adoro. E quindi, ragazze, voglio fare le cose che mi piace, che mi fanno sentire bene. Quindi, io adoro questa tipologia di libri pure. E niente, ragazze, penso che fatemi sapere, però sono sicura che mi dite questa qua, perché questa qua di Amore, Crimine, La torta al cioccolato, sono belli tutti e due, ragazze. Io dovevo girarvi prima il video, prima di aprirli, anche perché sto finendo di leggere quello lì sull'organizzazione della crescita personale. Il fatto dell'organizzazione delle agende, quello di Davin Allen del GDT, quindi lo sto ancora finendo di leggere, ho quasi finito e poi inizio uno di questi due. Niente, ragazzi. Relax, ragazzi, è un momento di relax. Sei mezzanotte. Ho detto ora registro quest'altro pezzettino nel vlog. Mamma mia. Che freddo, mamma mia. Questa domenica, mamma mia, non bastava mai. Io non mi ricordo nemmeno i pezzettini del blog. Sto proprio dormendo. Oggi è domenica. 12. Sì, 12 febbraio. E dicevo, mamma mia, è stata proprio lenta. Ah, mamma mia. A questa televisione non fa mai niente. E niente, ragazze. Bello caldo e bollente. E niente, ragazzi, vi volevo dare la buonanotte e ci aggiorniamo con i prossimi vlog. Vi mando un bacio, ragazzi, buonanotte, sogni d'oro.